Se lei cerca entro i limiti del naturale e del possibile, l'avverto che lei qui non capirà mai nulla. Da 400 anni che aspetto un uomo. Aspetterò ancora. Immagino che tu stia parlando del diavolo che viene a prenderti per portarti al Sabba. Le ha chiesto di sverginarla. Signorina, si ricorda della sua nascita? La data? 8 gennaio 1630. Nessuno ha parlato di delirio. Non c'è proprio niente da interpretare. 8 gennaio 1630 non è una nascita simbolica, è il giorno del mio compleanno. Oggi, 1 settembre 1649, in nome di Dio, Padre Onnipotente, della Vergine Maria e di Santa Romana Chiesa, il Tribunale dell'Inquisizione ha emesso sentenza irrevocabile contro la qui presente Maddalena, colpevole di peccati mortali comprovati. Poiché il suo corpo, ripetutamente sollecitato, non getta sangue e più volte immerso è respinto con forza dall'acqua, possiamo con certezza affermare la sua commistione col demonio. L'accusiamo quindi di commercio col maligno, riti blasfemi, malie ed incantesimi, e la condanniamo al rogo seduta stante su questa pubblica piazza, acciocché l'anima di Maddalena venga liberata e...